L'Ufficio Maggio è un'azienda storica del territorio biellese e allo stesso tempo rappresenta un po' un unicum, nel senso che un territorio ad alta vocazione tessile, per lo più conosciuto nel mondo per lanifici, quindi tessiture ortogonali, noi invece rappresentiamo appunto, come dicevo, un unicum in quanto produciamo tessuti a maglia utilizzando telai circolari. Quindi è una struttura di tessuto diversa rispetto a quella tradizionale biellese, ma che sta avendo un enorme successo un po' in tutto il mondo proprio per la versatilità e le caratteristiche di questi tessuti. Noi siamo qui dal 1780, occupiamo questo stabile Occhiappo Superiore. Negli anni ovviamente lo stabilimento è stato ampliato, abbiamo un reparto di tessitura interno di circa 40 macchine, tutte di ultima generazione, con cui lavoriamo ogni genere di fibra, quindi partendo dal cotone fino al cashmere, l'angora, il mohair, anche le fibre sintetiche artificiali che hanno caratteristiche tecniche, e un piccolo reparto di tintoria e finissaggio interno, e produciamo appunto tessuti che vengono destinati al settore dell'abbigliamento moda di lusso. Il nostro mercato di riferimento principale è l'Italia per circa il 50% della nostra produzione, con tutti i principali brand che ci sono sul territorio, e poi abbiamo una restante quota parte di circa il 40% che viene esportata all'estero, principalmente in Francia, in Germania, in Turchia e negli Stati Uniti. Siamo la nona generazione, quindi io e mio fratello, alla gestione del maglificio. Originariamente coprivamo l'intera filiera produttiva, quindi i nostri predecessori coprivano dallo step della filatura fino al capo finito. Negli anni 70-80 il nostro marchio era noto accanto a quelli, ad esempio, Fila, LS, nell'ambito della sponsorizzazione di sportivi, in particolar modo tennisti, e quindi venivano prodotti occhiappi e capi che poi sul campo venivano indossati ad esempio da Vitas Gerulaitis, John Newcomb e Billie Jean King. Successivamente il mercato ovviamente dell'abbigliamento sportivo è stato saturato anche da produzioni più a basso costo e dai grandi brand come Nike, Adidas, Puma, e quindi la nostra scelta è stata quella di concentrare la nostra produzione non più sul capo finito ma sul semilavorato. Ad oggi quindi siamo in costante crescita proprio perché, come dicevo all'inizio, il tessuto a maglia ha un utilizzo che, mentre inizialmente era semplicemente per fini sportivi, ora viene declinato anche nel settore fashion della moda, anche di lusso, e vengono realizzati dalle t-shirt alle camicie fino ai capispalla più pesanti. Essendo appunto un'azienda storica, è ovvio che abbiamo un patrimonio di conoscenze tramandate, di know-how a cui è importante attingere, a cui attingiamo quotidianamente. Abbiamo quindi un archivio storico di tessuti che siamo riusciti a recuperare e che raccolgono i tessuti prodotti negli ultimi 30-40 anni, nonché stiamo facendo un lavoro importante con un consulente esterno per riorganizzare anche l'archivio dei capi, perché comunque la ricerca di quello che è stato fatto è sempre un po' il punto di partenza anche del nostro ufficio stile per le nuove proposte di tessuti. È ovvio che ciò deve essere coniugato con quelle che sono le esigenze del mercato attuale, quindi sostenibilità ormai è la parola d'ordine del settore del tessile, quindi c'è una ricerca costante di materie prime che abbiano caratteristiche sostenibili ma che allo stesso tempo soddisfino anche i requisiti qualitativi che i nostri clienti ci richiedono. E questo, quindi, il fatto di continuare a crescere e di essere comunque leader nel mercato del tessuto a maglia è proprio frutto di questa commissione continua fra la tradizione per cui siamo noti e la continua ricerca sia in termini di materia prima, di filati, ma anche di macchinari. Noi abbiamo un reparto macchine di circa 40 macchine, ma che rinnoviamo ogni anno proprio perché cerchiamo di realizzare tessuti sempre diversi che rispondano a esigenze diverse, proprio perché la clientela, soprattutto del settore del lusso, ovviamente è molto esigente, sempre alla ricerca di spunti nuovi che guardino al passato ma che si coniugano con quelle che sono le esigenze attuali, quindi di un abbigliamento che sia sempre più confortevole, facile da mantenere e versatile.
Per noi è molto importante il legame con il territorio nel quale abbiamo sede. Come dicevo, appunto, noi occupiamo uno stabilimento che la parte originaria è del 1780. Ovviamente è stato ampliato, è stato adeguato, ma siamo molto legati a questo stabilimento storico, che rappresenta anche un po' un punto di riferimento per l'intera Valle Elvo in cui siamo situati. È ovvio che una scelta di questo tipo ha anche dei risvolti economici abbastanza impattanti, perché occupare uno stabilimento di questo genere e renderlo comunque attuale con quelle che sono le esigenze anche architettoniche e produttive di questo secolo è impegnativo, però è un po' anche parte della nostra mission, nel senso che è parte del nostro DNA al territorio, anche a livello di collaboratori. Noi, molti dei nostri collaboratori sono proprio paesani qua di Occhiappo Superiore e magari sono la terza generazione di persone che lavorano presso il magnificio. Cerchiamo anche a livello di ridistribuzione dell'utile di essere vicini con progetti che aiutino concretamente il territorio, quindi a livello di scuola, parrocchia, infrastrutture, proprio perché un territorio che riceve dei benefici dalle imprese che lo occupano a sua volta disposto anche a mettere a disposizione le proprie risorse per le imprese medesime. Quindi si tratta di una sinergia nella quale crediamo e che cerchiamo di mantenere il più possibile. Ad oggi siamo 65 dipendenti, ovviamente sono distribuiti nei vari reparti, quindi a parte la parte direzionale c'è tutta la parte degli uffici commerciali e i dipendenti tecnici, quindi nei reparti produttivi di tessitura, tintoria e finissaggio. Come tutte le aziende del settore stiamo avendo qualche difficoltà nel reperire appunto profili con competenze tecniche, proprio perché c'è stato un po', soprattutto negli ultimi decenni, un allontanamento dal lavoro in fabbrica per prediligere altri tipi di lavori, soprattutto nel settore terziario. Ora però stiamo anche riscontrando un interesse di nuovo delle nuove generazioni ad approcciarsi al saper fare. Quindi il nostro approccio è anche quello di accogliere giovani magari senza esperienza e formarli al nostro interno, proprio perché è una ricchezza poi inestimabile avere persone che sappiano fare il mestiere tecnicamente e professionalmente nei reparti.